Grazie. Allora, mi dici subito cosa pensi di quello che stai vedendo, insomma, su Venezia. Tu, vuoi dire, appunto, come in questo tuo ultimo libro, Perché l'Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare, racconti molto spesso l'attualità, la cronaca, in chiave storica. Ma a Venezia ci stanno concentrando tutte le caratteristiche dell'Italia. La bellezza, il genio, perché il Mose è un'opera geniale, la corruzione, perché il Mose ha portato alle tangenti, l'inefficienza burocratica, perché il non detto del Mose è litigano i commissari, litigano le cose, eccetera. Io sono andato a fare recentemente un convegno a Venezia sulle farmacie, proprio in San Marco, e con grande orgoglio i procuratori di San Marco mi hanno detto: finalmente siamo riusciti a fare delle strutture, che là è il genio, per evitare che l'acqua entri a San Marco tutti i giorni, fondamentalmente. Poi arriva una roba di questo genere e diventa inarrestabile, insomma. Speriamo che il Mose, perché si era bloccato per una lite, per un malinteso, vi spiegarlo. E questa è l'Italia. Oggi devo dire che c'è un bel pezzo di Gian Antonio Stella, lo dico anche a Bruno Manfellotto, che racconta le tappe incredibili, perché insomma si comincia a parlare di Mose nell'85 ad Amburgo, quindi dopo De Michelis traguarda il Mose al 95, poi sappiamo tutto quello che succede. Parliamo di un'opera da 5 miliardi e mezza, che con le opere di contorno arriva a 8 miliardi, doveva costare credo 1 miliardo e qualcosa, miliardo e mezzo, all'inizio, sì, esatto, sì, e ci sono solo di tangenti, soldi andati in rivoli strani, 250 milioni, per dire quanto quello che dice Bruno sia vero, cioè abbiamo due Bruni stamattina, che meraviglia. Ma c'è un solo Bruno, l'altro è di rimessa, diciamo, no, quello è il vero autentico Bruno. Ah sì, vabbè. Allora,